le competenze specifiche dei geologi sono le più variegate. Passiamo dal settore dell'ambiente, quindi il settore delle bonifiche ambientali, quindi dei siti contaminati, a quello delle energie rinnovabili, delle georisorse. Ovviamente in un momento in cui si parla molto di cambiamenti climatici e degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio, i geologi sono la figura professionale che assume un ruolo importante sia nelle attività di prevenzione ma anche nelle attività di intervento appunto per la mitigazione di questi rischi naturali. Il percorso di accesso alla formazione ovviamente deriva dal percorso formativo universitario e i corsi di laurea sono l'LM74, che è appunto quello di geologia e geotecnologia, l'LM79, che è quello di geofisica, parlo di lauree magistrali, e dopo ci sono anche le LM75, che sono le lauree in scienze ambientali, che però previo, diciamo, lo svolgimento dell'esame di Stato portano anche a potersi iscrivere all'albo professionale dei geologi. I nostri iscritti sono soprattutto liberi professionisti, quindi è la libera professione che può essere svolta per enti pubblici, per enti privati. Siamo in un momento, tra l'altro, in cui la crisi economica, la necessità e la disponibilità di cospicue risorse finanziarie, come ad esempio quelle messe a disposizione dal PNRR, che diciamo, ne consegue una grande richiesta di geologia e quindi una grande richiesta di geologi. È auspicabile che ci sia una maggiore, diciamo, iscrizione di giovani nelle nostre facoltà, sia per la bellezza della nostra professione, ma anche perché il paese attualmente ha bisogno di tanti geologi. Non vedo particolari difficoltà nell'introduzione dei laureati in geologia nel mondo del lavoro. Accanto a quello classico, appunto, delle costruzioni, vediamo in forte crescita appunto il settore ambientale, il settore delle georisorse. Sappiamo il problema appunto della gestione delle risorse idriche, ma anche le materie prime critiche, la crisi attuale che c'è, quindi la necessità di riaprire il settore della ricerca mineraria, ma anche quello delle energie rinnovabili. Pensiamo anche al settore della geotermia, che ovviamente sta avendo un grande impulso in tutte le sue forme proprio per la crisi energetica e per la necessità di doverci affrancare dalle fonti fossili che ci provengono dall'estero. Se guardiamo, diciamo, le percentuali attualmente dei settori di attività dei nostri iscritti, vediamo che un circa 40% è dedito soprattutto alle attività collegate alle costruzioni, un circa 20% alla pianificazione e il restante 40% ai settori appunto delle georisorse e delle energie rinnovabili e dell'ambiente.